Ciò che dobbiamo fare adesso con il nostro sommo piacere è implementare anche la parte di ricerca in verticale. Ma sappiamo già come procedere. Direi che mi conviene partire dalla funzione. Mi creo una funzione calcolo della massima lunghezza in direzione verticale, v, dove questa volta ovviamente la funzione servirà a conoscere non il numero di colonne ma il numero di righe, e la funzione massima lunghezza verticale sarà un clone molto simile a quella della massima lunghezza orizzontale, copia e incolla, v, n, dove la logica di funzionamento è esattamente la stessa, ma anziché incrementare j, incremento i. Quindi controllo che i sia minore di n e incremento i. Quindi partendo dalla posizione ij mi muovo, anziché per incrementi della variabile j, quindi in orizzontale verso destra, per incrementi della variabile i, ossia verso il basso, mantenendo fissa la colonna j. Poi per il resto il meccanismo di funzionamento è lo stesso. Questa funzione la devo richiamare chiaramente dal corpo del main. Ricerca in orizzontale era tutto questo blocco, ricerca in verticale, replichiamo questo blocco e lo andiamo a ritoccare. Copia. Incollalo qui. La ricerca in verticale, le prime due righe va bene perché tanto mi permettono di enumerare le singole celle. Magari mi conviene enumerare la matrice per colonne anziché per righe. No, in questo modo, una volta che trovo una sequenza verticale, posso saltare giù di un po' di righe. Quindi scambio i due cicli, ciclo più esterno lo faccio lavorare sulle colonne, il ciclo più interno lo faccio lavorare sulle righe. Ecco, il nemico principale di queste operazioni sono le distrazioni. Cioè, bisogna proprio andare a leggere riga per riga tre volte, perché se dimentico di cambiare una i in j o viceversa, il tempo di ritrovarlo smette di piovere. Dopodiché, in mappa di j uguale lettera va bene, cerco la massima lunghezza in verticale, l lunghezza della sequenza di lettera che inizia qua si estende in verticale. Correggo anche i commenti. Come parametro ci vuole n, il numero di righe, non m, il numero di colonne. E poi se l è maggiore della lunghezza, lunghezza l, riga i, colonna j, continua a essere tutto vero, ma la direzione è la direzione verticale. E poi posso saltare le celle che costituivano questa sequenza incrementando i. E non j. Ecco, una cosa da notare è che io all'inizio di questo ciclo non sto nuovamente inizializzando l'un e dir. Parto, inizio questo ciclo con già un valore della lunghezza massima, che è quella che mi arriva dalla ricerca per righe. Poi quando seguo per colonne, se trovo qualcosa di più lungo ancora, bene, altrimenti rimarrà valido quello di prima. Quindi non faccio due massimi diversi, è lo stesso massimo che vado a confrontare in modi diversi. E quindi, fatto questo, dovrei essere abbastanza a posto, mi mancano le stampe in fondo, carattere C non è più in orizzontale ma in verticale, colonna col più 1 e non riga, perché se sono in verticale devo dare la colonna, e inizio riga tal dei tali, fine riga tal dei tali, quindi non sarà col ma sarà riga, qua e riga qua.
operazione tutto sommato chirurgica, andare a mettere i puntini nei posti giusti. E per verificarlo, beh, proviamo a rivedere se funziona ancora con la D, come abbiamo fatto prima. Continua giustamente a darmi la stessa cosa. La F non c'è e continua a non esserci. Vediamo se troviamo una lettera in cui la sequenza sia più lunga in verticale che non in orizzontale. Non c'è. Però può essere la B. Lo modifichiamo. La B ne ho tre in verticale messe qui, in orizzontale non ce ne sono due volte, ma mai tre. Quindi lo salviamo e vediamo un po'. Allora, la D me la trovo orizzontale, la B, come Bologna, mi dice sequenza trovata carattere B, in verticale, colonna 9, lunghezza 3, sono le tre B che ho messo, dalla riga 1 alla riga 3. Dalla riga 1 alla riga 3. Colonna 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sì. Quindi sembra funzionare anche in verticale. Dico sembra perché bisognerebbe fare qualche prova in più prima di darlo per corretto. Però al momento le prove che abbiamo fatto sembrano convincenti. Forse è uno dei più lunghi che abbiamo fatto come programmi di tema d'esame. Come dicevo, non è molto difficile, è solo molto noioso, perché ci sono delle lunghe parti ripetute o quasi ripetute. Per il resto è un calcolo di massimo, niente di più. Ok? Allora, vediamo questo come si generalizza. O come si modifica, generalizzarlo non è che non si può, ma come si modifica ad esempio negli altri esercizi. E in questo caso dovevo ricercare una parola, ok? All'interno della matrice. Vabbè, la cosa banale è che anziché la variabile carattere lettera avrò una stringa parola fatta da più caratteri. Poi nella fase di ricerca cosa devo fare? Beh, converrà analizzare, in questo caso cercavo la parola casa, e anche qui converrà magari cercare in questa matrice tutte le C. E dove vedo una C vado a cercare se per caso c'è la parola in una delle quattro direzioni, alto, destra, basso, sinistra. Se c'è, se l'ho trovata, ho finito, quindi non devo trovare un massimo. Se l'ho trovata una volta sono a posto. Se non la trovo, dovrò dire che non c'era. E in questo caso vedete che la C, questa C qua, ci dà speranza verso destra, CA, poi continua con una Z che non è promettente, oppure verso sinistra, CA, ma poi c'è un'altra A, e quindi niente. Verso l'alto non posso perché sono già sulla prima riga. Allora la riproverò sulla seconda riga, c'è una C, che verso destra non mi dà nulla, verso sinistra neanche, verso l'alto ci sarebbe una A, ma poi mi fermo, e così via. Questa C, CA, potrebbe essere qualcosa ma non continua, questa C va da nessuna parte, e poi vado avanti fino a questa C, che ha un CA verso sinistra, ma poi non continua, e questa C che finalmente verso l'alto mi dà l'intera parola. Quindi cambia essenzialmente ciò che devo cercare quando trovo la lettera iniziale. Proviamo a modificarlo. Noi siamo stati sufficientemente preveggenti,
da separare la parte di spunto, no? Di ok, qui devo cercare qualcosa, l'abbiamo messo qui, rispetto alla parte che fa la ricerca vera e propria, che l'ho messa nella funzione, quindi dovrebbe esserci abbastanza facile da modificare. Allora, lavoriamo a livello di progetto, creiamo un nuovo progetto, questo qua si chiama così, ne facciamo uno nuovo che si chiama con la lettera C, e partiamo clonando questo. Poi chiudiamo quello vecchio per non incasinarci. Allora, cosa abbiamo? Cosa cambia? No? Qui lo facciamo per differenza, perché questo qui ce l'abbiamo ancora fresco in mente. Che non dobbiamo più cercare una lettera, ma dobbiamo cercare una parola che ha una lunghezza pari a quanto potrà essere lunga questa parola, al massimo al numero di colonne. Più di così non ha senso cercare le parole, perché tanto la matrice non potrà essere più grande di così. Dopodiché queste cose qui non so se ci serviranno, lo scopriremo dopo. Acquisire i parametri di lavoro cambia un pochino, perché il file è uguale, ma il secondo argomento sulla linea di comando invece deve essere una parola, non una sola lettera, quindi questo lo posso togliere, ma la parola sarà rvd2, quindi string copy, parola rvd2. Mi copio dentro la variabile parola rvd2, che questa volta è una stringa lunga, più caratteri e non un carattere simile. La lettura della mappa del file invece non cambia minimamente, identico. E ciò che cambia ovviamente è la ricerca. Allora, lunghezza, direzione, eccetera, non mi servono più, o sì? Vediamo cosa devo stampare al fondo. Parola trovata, colonna 7, riga 4, riga 1, ok. Mi serve la casella di inizio, la lunghezza in realtà ce l'ho già, perché è la lunghezza della parola. Magari per comodità nel codice la lunghezza la posso già calcolare all'inizio. So che devo cercare lung lettera. Fine. Poi mi posiziono in tutte le caselle possibili, in ciascuna casella cerco nelle quattro direzioni. Allora qui come codice posso organizzarmi in modo diverso, posso avere un blocco del tipo adesso cerchiamo solo verso destra, scandisco la matrice guardando verso destra, adesso scandiamo verso l'alto, adesso verso sinistra, adesso verso il basso. Oppure, mi sembra più economico dal punto di vista delle linee di codice, un unico ciclo in cui scandisco i caratteri, quando sono su un carattere guardo destra in alto, sinistra in basso, prima di passare al carattere successivo. Mi sembra di scrivere meno codice, che sia più compatto così. E a me interessa solo sapere se l'ho trovato o no, poi anche dove. Quindi mi interessa sicuramente un flag se ho trovato la parola. Che ovviamente dove sono? E cercare la parola nella mappa. Inizializzo tutto dicendo trovato uguale 0 e poi cominciamo il lavoro. Allora, ricerca in orizzontale, ricerca in verticale non ha più senso, quindi abbiamo solamente la ricerca. E la ricerca si attiva se nella mappa posizione IJ trovo che cosa? La lettera iniziale della parola. Se no, parola di 0,
il primo carattere della parola, se no non mi interessa quella cella di memoria. Allora, se sì, posso andare a cercare, insomma, cerca verso destra, nella mappa, dimensioni n per m, la parola, a partire dalla posizione ij. E questa funzione cerca mi dirà, l'ho trovata o non l'ho trovata? La parola è compare nella mappa a partire dalle coordinate ij? Sì o no? E quindi se sì, allora l'ho trovato. Lasciamo perdere il resto per il momento. L'ho trovato e, ecco, posso anche ricordarmi che la riga in cui l'ho trovato è la riga I e la colonna è la colonna J. E poi farò la stessa cosa cercando a sinistra. Quindi avrò delle funzioni che saranno tutte uguali salvo la direzione in cui cercano. E se qualcuna di esse mi restituisce vero, io sono a posto, cerca in alto e cerca in basso, up and down. Appena ne ho trovato uno, fuori dal ciclo, non mi interessa continuare. Quindi questo ciclo lo controlliamo con end trovato uguale a 0. End trovato uguale a 0. Occhio che qui siamo dentro due cicli annidati, quindi non basta uscire con un break. Il break ti farebbe uscire da un ciclo, ma hai ancora quello sopra da cui non riesci a uscire. Quindi usciamo semplicemente giocando sulla condizione, facendo diventare falsa la condizione. E adesso non dobbiamo fare altro che scrivere quelle maledette funzioni. In realtà posso ancora fare un pochino di meglio, perché prima di cercare verso destra, vediamolo sull'esempio. Prendiamo questa. Ha senso cercare verso l'alto? No, perché comunque verso l'alto ho solo due caratteri, la mia parola è da 4. Indipendentemente dal fatto che dopo ci sia una A, che lo andrà a vedere la funzione quali caratteri ci sono. Però posso anche chiedere alla funzione, cioè prima di chiamare la funzione, verificare che ci siano abbastanza caratteri per cui ci siano qualche potenzialità di trovare la parola. Quindi è un controllo che potrei fare prima. Se cerco verso destra, verifico che dalla posizione attuale fino alla fine delle colonne ci siano almeno l'un caratteri. Allora in quel caso chiamo la funzione, se no è inutile chiamarla. Quindi, volendo fare questi ragionamenti, basterebbe mettere una condizione qua davanti, ad esempio cercando a destra, controlliamo che j più l'un sia minore di m, o più l'un meno 1, meno 1. Sono nella colonna j. La parola è lunga l'un, quindi j, j più 1, j più 2, j più 3, j più l'un meno 1, devono starci ancora tutti dentro m, che è il numero di colonne. Allora, se questo è vero, chiamo la funzione. Se no, questa if è falsa. Qui sto usando la caratteristica del linguaggio C, che è un linguaggio, come si dice, lazy, nella valutazione delle
cioè pigro, nella valutazione delle funzioni booleane, per cui appena trova, appena sa il risultato di un AND o di un OR, si ferma, non va a vedere il resto. Quindi lui prima valuta questo, poi deve fare un AND. Se questo è già falso, questo non lo guarda neppure, e quindi non chiama la funzione. Se invece questo è falso, facendo un AND per sapere il risultato dell'AND, se il primo è falso devo guardare il secondo. Dovendo guardare il secondo, chiama la funzione. Quindi l'AND a volte si usa anche in questo modo per non fare certi calcoli. Ma in ogni caso... Dopodiché la stessa cosa possiamo fare verso sinistra, lo facciamo solamente se J è maggiore o uguale a LUM. Meno 1. Perché se è una parola di 4 lettere, posso cominciare a cercarla verso sinistra se la mia colonna corrente è almeno 3. Perché le 4 lettere potrebbero stare nella 3, 2, 1, 0. E la stessa cosa la possiamo fare sulle righe, controllando I. Quindi cerco verso l'alto, ha senso cercare verso l'alto se I è maggiore o uguale di LUM meno 1. E ha senso cercare verso il basso se I è minore o uguale, o minore, scusate, io scrivo, avevo scritto I più LUM meno 1 è minore di N. E qui evitiamo di cercare in direzioni in cui siamo sicuri già di trovare la fine della matrice prima della fine della stringa da ricercare. Dopodiché le funzioni, cominciamo a farne una, poi le altre le cloniamo. Siamo partiti dalla cerca a destra. Riceve la mappa che a char abbiamo detto una matrice la dimensione della mappa come righe e colonne, un vettore di caratteri che è la parola da ricercare, I e J che sono le coordinate da cui cominciare la ricerca. E poi ho altre funzioni, destra, sinistra, up e down, che hanno esattamente lo stesso prototipo, gli stessi parametri. Prendiamone una. Buttiamo via queste qua vecchie che sono brutte. Cerca a destra. Cosa devo cercare adesso? Allora, in che condizione sono? So che nella posizione IJ c'è la prima lettera della parola. Voglio verificare se nelle posizioni I, J più 1, J più 2, J più 3, J più 4, perché sto andando verso destra, ci sono le lettere successive della parola. Questa ricerca termina quando? Quando è che smetto di cercare? Smetto di cercare quando? Trovo un carattere diverso, una discrepanza. Mi fermo, non ho trovato la parola. Oppure trovo la fine della matrice. E allora mi fermo perché non ho trovato la parola. In questo caso non dovrebbe mai capitare perché non la chiamiamo a monte la funzione, ma è meglio sempre essere sicuri. 3, finisce la parola. Ho controllato tutti i caratteri della parola, arrivo al terminatore nullo nella parola. Allora in quel caso l'ho trovata. L'ho trovata perché ho esaurito tutti i caratteri della parola senza essere mai incappato nelle due condizioni, il carattere discrepante oppure la matrice finita. Questo è un po' il criterio di ricerca.
Quindi io mi predispongo per leggere tutti i caratteri, io sono ottimista. Diciamo, ok, prendiamo tutti i caratteri della parola e verifichiamo che ci sono tutti. Poi se ne troviamo uno che non va, abbandoniamo la ricerca. Mi predispongo per scandire i caratteri della parola. Dopodiché, che controllo devo fare? Beh, se è che i, non i, i ce l'ho già come parametro qua, quindi chiamiamolo p, posizione all'interno della stringa. P è il carattere, P0, P1, P2, P3. Devo controllare che cosa? Devo confrontare parola di P con mappa di IJ, spostandomi man mano che vado avanti con P, quindi J più 1, J più 2, J più P. Questo è il lavoro che devo fare. Per ogni p, partendo dal primo carattere dove so già che è vero, e spostandomi ogni volta che vado avanti con una lettera nella parola, spostandomi a destra di una posizione nella mappa, mi chiedo se è sempre vera questa uguaglianza. La prima volta che la trovo falsa, esco ritornando falso, ritornando 0. Se riesco ad arrivare alla fine di questo ciclo, quindi esaurire tutta la stringa lettera, ritorno vero. Quindi, se per caso trovo un parola di P che è diverso dalla mappa di IJ più P, ho finito tutto, non, ho scoperto che la parola non c'è. Altrimenti, se riesco a esaurire, quindi uccido questa funzione, lasciamo perdere il ciclo for, usciamo da qua, zero, falso, non c'è, la ricerca è andata male. Se invece il ciclo for arriva alla fine, potevo mettere un flag e poi ritornare al valore del flag, ma è molto più diretto così. In realtà c'è ancora un controllo da fare in più, perché prima di scrivere J più P devo controllare che J più P sia minore di M, perché altrimenti sto rischiando di andare a leggere fuori dalla matrice e non è bello. Quindi controlliamo anche se J più P fosse maggiore o uguale a n, a m, vuol dire che ho finito la matrice, ma ho ancora lettere della stringa da ricercare. In questo programma non dovrebbe mai capitare, perché noi in quei casi la funzione cerchiamo proprio di non chiamarla, ma la funzione è bene che si protegga da sola, che non si fidi di chi l'ha chiamata. Non è così, maggiore o uguale. Quindi se è uguale a m o per caso fosse maggiore di m, mi fermo. Se j più p invece è minore di m, continuo. E poi questa cosa qua la devo ripetere 4 volte in 4 direzioni diverse, dove cambia pochissimo, eh? Cambia questa condizione e cambia il calcolo degli indici in cui andare a ricercare il carattere. Ad esempio, la ricerca a sinistra vado a cercare non nella posizione J più P, ma nella posizione J meno P. E controllo quindi che J meno P non sia minore di 0. Controllo lo sforamento nel negativo. Poi c'è l'alto e il basso, uguale. Alto e il basso è come sinistra e destra. In particolare,
abbiamo, aspetta, destra, sinistra, basso, che va incrementando, questa volta la I, I più P, non J più P, perché incremento la riga e controllo che I più P non sia mai maggiore, ma neppure uguale ad N, numero di righe. E così come cerca verso l'alto, controllo che I meno P, ho messo I, sì, sia, e I meno P è l'indice in cui cercare la parola. Di nuovo, è noioso, non è difficile, una volta fatta nella prima direzione bisogna solo finire il giro. Sarebbe anche un modo più breve, però non vado a complicarvelo adesso, di fare una funzione cerca qualsiasi, a cui passo altri due parametri che chiamo delta x e delta y, o delta i e delta j, o incremento riga e incremento colonna, e valgono 1, 0, meno 1, 0, 0, 1 o 0, meno 1 per indicare il vettore, no? In cui cercare. Quindi avere una funzione unica che faccia la ricerca sommando ogni volta, anziché sommando p più più, chiamare i più p o i meno p in modo fisso, somma questi parametri delta che gli vengono passati come parametri. Quindi le quattro funzioni potrebbero in realtà richiamarne una sola che fa il lavoro giusto passandogli il vettore che indica la direzione in cui cercare. Così risparmieremmo due pagine di codice. Non è finito perché bisogna ancora modificare la stampa del risultato, ma la stampa del risultato tutto sommato è più semplice, perché il vero controllo che dobbiamo fare è se l'abbiamo trovato uguale U, se l'abbiamo trovato oppure no. Se l'abbiamo trovato dobbiamo stampare dov'è, altrimenti la parola %S non è trovata. Se l'ha trovata, cosa devo stampare? Allora, queste cose qui sono abbastanza rognose da trovare, da stampare, perché vuol dire che io dovrei ricordarmi, beh, la colonna e la riga in cui si trova l'inizio le so, la direzione in realtà me la sono dimenticata, perché verticale, in realtà verticale ce ne sono due, verticale verso l'alto e verticale verso il basso. Però non ho tenuto traccia di questa informazione. Potrei rimetterla in campo, non mi costa tanto, definendo di nuovo il mio carattere direzione, che pensavo che non mi servisse più, e poi definisco anche un verso per distinguere destra da sinistra, l'alto dal basso, più 1 o meno 1. Il più 1 lo uso per destra o basso e il meno 1 lo uso per sinistra o alto, no? Il verso normale incrementato e il verso decrementato.
Allora queste informazioni le memorizzo qui quando trovo. Trovato uguale 1, riga, colonna. Allora, qui staccavo verso destra, quindi direzione orizzontale verso positivo. Poi cerco verso sinistra, se lo trovo memorizzo direzione orizzontale verso sinistra, meno 1, verso negativo. Cerco verso l'alto, se lo trovo direzione verticale verso negativo, verso il basso, direzione verticale verso positivo. Quindi a questo punto posso già distinguere, per fare le mie stampe controllo se la direzione è orizzontale oppure verticale. Se la direzione è orizzontale e verticale posso stampare questo, dove effettivamente stampo il numero di colonna. Se la direzione fosse orizzontale, col più 1, era più 1 sempre. Se la direzione fosse orizzontale, invece dovrò stampare orizzontale, e anziché la colonna stampo la riga. E questo me lo sono tolto dai piedi. Poi devo stampare all'inizio della fine. Allora, nel caso del verticale, che era quello che abbiamo preso dall'esempio, qui ho l'inizio e la fine. L'inizio è, sto cercando in verticale, quindi è la riga, più 1. La fine dove sarà? All'inizio più la lunghezza della parola da ricercare moltiplicato per il verso. Quindi sarà riga più 1 più lung meno 1, il numero di caselle da cui spostarsi, per verso. Quindi se il verso è negativo sottraggo la lunghezza della parola, se il verso è positivo sommo la lunghezza della parola. Questa stessa cosa sull'orizzontale si ripete però ragionando sulle colonne. E adesso vediamo se funziona. Allora, non è esatto L. Va bene. Infatti non mi serve. Questo warning appendetevelo in camera. Suggest parentesi, riga 139. Suggest parentesis around assignment used as truth value. Dice, cacchio è. Ti suggerisco, lui dice, di mettere delle parentesi intorno a un'istruzione di assegnazione che hai usato come un valore di verità. Dice, ma che ho usato? Io volevo fare un... Tutto sta dove? In questo uguale qui. Dice, questo uguale è un'assegnazione, quindi stai mettendo H dentro dir. E in realtà qui volevo fare il confronto, ho sbagliato.
E lui lo capisce, il compilatore dice, ma vuoi fare, vuoi prendere H e metterlo dentro dir, però l'hai messo dentro un if, quindi il risultato dell'assegnazione l'hai usato come valore di verità. Per essere più chiaro, mettici della parentesi intorno. No, non ci metto della parentesi intorno, non è un'assegnazione questa, ci metto un doppio uguale. Quindi quasi dai suggerimenti strani, probabilmente perché tu hai fatto qualcosa di peggio. Poi mi dice solamente che n e m non sono usati nelle funzioni, ma questo lo sappiamo, che non ci servono. Va bene. Vediamo se... Ah, creiamoci la mappa. E proviamoci. Vediamo. Parola trovata, verticale, colonna 7, inizio riga 4, fine riga 1. Allora, qui viene sempre il dubbio di aver fatto copia e incolla dall'esempio e l'aver lasciato così col valore già giusto, ma invece è vero. Cerchiamo where. La trovo in orizzontale, riga 4, inizio colonna 8, fine colonna 11. Cerchiamone uno verso sinistra. CCC W doppio. Riga 2, inizio colonna 6, fine colonna 3, negativo verso sinistra. Quindi sembra funzionare. Se mettiamo qualcosa che non c'è, 4 volte C, mi dice che non è trovata in nessuna direzione. Bene. Ecco, l'ultimo turno di questo appello in realtà è molto simile al precedente, a parte il fatto che sono cifre e non lettere, ma in realtà noi non stiamo neanche controllando che siano lettere, potrebbe andare bene qualunque cosa. Vi dico che è estremamente simile, perché è la stessa ricerca dove però la parola non è esplicita, ma me la costruisco. Io so che il primo carattere è 1, il secondo dovrà essere 2, il terzo dovrà essere 3. La devo cercare nelle quattro direzioni. E devo cercare non una parola predefinita, ma di fatto una parola predefinita. Con la differenza che non mi basta sapere se l'ho trovata o no, ma devo trovare la lunghezza massima. Quindi in un certo senso è la combinazione dei due esercizi precedenti, in cui avrò delle funzioni cerca che non mi dicono solo l'ho trovata o non l'ho trovata, perché la sequenza comincia col carattere 1 ma non so fino a dove continua. Mi danno la lunghezza massima che sono riusciti a trovare. Ma cos'è questa lunghezza massima? È il valore di P. Cioè loro vanno avanti facendo i controlli non su parola di P, ma sul numero più P, numero che ho letto vale 1, più P, più 1, più 2, più 3, più 4, e quando trovo la prima differenza ritorno P, cioè quanti caratteri ho visto. Poi sopra, anziché lavorare solamente col flag trovato, lavoro con un calcolo di massimo, come abbiamo visto prima, quindi alla fine è un ibrido tra i due precedenti, che per vostra fortuna non abbiamo tempo di vedere insieme. Sono domande?
se non ci sono domande, io tenderei a salutarvi.